Editoriale dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentare le modalità di diffusione dell'utilizzo. Questo documento, basandosi sul diritto d'autore, l'ho sottolineato perché spesso sento, come dire, sento diffondere questa leggenda per cui le licenze open, le licenze Creative Commons sono un'alternativa al diritto d'autore. In realtà, no. Tutte queste licenze, anche quelle open, si basano sul diritto d'autore. Quindi una licenza d'uso è sempre comunque uno strumento che ha alla base le regole del diritto d'autore. Quindi questo documento, basandosi sul diritto d'autore, nel momento in cui si entra in suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce le condizioni che si devono rispettare. Queste due anime in una licenza le troverete sempre. Una parte della licenza vi dice che autorizzo a fare, una parte dice a condizione che. Adesso qua abbiamo un computer con su Windows e sicuramente se andiamo a vedere ci sarà la licenza, no? Di Windows che è stata accettata quando è stato comprato il computer. Se qualcuno di voi ha mai avuto il piacere, se così vogliamo chiamare, di leggersi tutta la licenza di Windows quando viene aperta, scoprirete che in realtà sono molto poche le libertà che ci vengono concesse e sono molte le condizioni che ci vengono imposte. Perché quella non è una licenza open, è una licenza proprietaria, si dice. Quindi l'obiettivo del licenziante, cioè di colui che applica la licenza, è quello di ridefinire e sottolineare che questa autorizzazione che ci sta dando è ben ristretta. L'approccio che invece abbiamo noi, che usiamo le licenze libere, è esattamente l'opposto, cioè utilizzare la licenza nella sua vocazione, quella originale, cioè di autorizzare, di autorizzazione, quindi per riliberare ciò che nasce invece per default chiuso. Quindi l'open licensing sono tutti quei casi in cui è lo stesso autore o comunque titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera dai tradizionali vincoli del copyright. Per farlo si possono utilizzare apposite licenze dette appunto licenze open. Tra queste le più note sono le Creative Commons, sono solo le più note, in realtà non sono le uniche, ce ne sono tante altre, ad esempio nell'open data ce n'è un'altra, altre due, noi abbiamo una italiana che è la IODL e poi c'è quella Open Data Com, Open Data License, Open Data License, che è quella che viene utilizzata per OpenStreetMap, per esempio, che non sempre è compatibile con la CC by SA, e quindi sì che hanno poi problemi di compatibilità. Detto questo, le Creative Commons sono sicuramente le più, anche non sono le uniche, sono comunque le più diffuse e le più note e le più testate, essendo state utilizzate ormai su scala internazionale, sappiamo anche quali possono essere le loro ripercussioni. Abbiamo anche delle sentenze sulle Creative Commons, quindi abbiamo anche dei giudici che hanno già, in Italia poca roba, però all'estero hanno avuto già delle decisioni sulle licenze Creative Commons, quindi possiamo in un certo senso sapere se funzionano o meno anche in sede giudiziaria, no? Questo è un po' l'effetto che si ottiene con le licenze Creative Commons. Si arriva a PD. PD sta per pubblico dominio. Ovviamente, allora adesso al di là della battuta 50 sulla natura di Open, però grazie alle Creative Commons riusciamo a creare una sfumatura tra un bianco e un nero, che invece è il meccanismo, diciamo, il sistema di default. Abbiamo visto che o è tutto copyright oppure è tutto libro quando scatta il diritto d'autore, quando si esce dal diritto d'autore. Grazie a Creative Commons possiamo creare delle sfumature intermedie. Vedete che copyright ha sotto tutti i diritti riservati, che è il motto che troviamo, all rights reserved, sotto i CD, sotto i libri, sotto i DVD. Quando si va al pubblico dominio si parla di nessun diritto riservato, le Creative Commons invece dicono alcuni diritti riservati. E in realtà le sfumature non sono 50, sono solo 6. Poi ho usato 50 per farvi sorridere, ma in realtà poi, passatemi la battuta, potevano anche essere 50, perché abbiamo detto che questi diritti sono tagliabili su misura, no? Quindi volendo io posso in realtà scomporli in modo tale da creare 50 sfumature, solo 50 licenze avrebbero creato solo confusione nell'occhio dell'utente medio. E allora Creative Commons ha scelto di diciamo concentrarsi sulle 6 che riteneva le più quelle più adatte, diciamo, a incontrare le principali esigenze degli utenti. E adesso le vediamo, dopo vi faccio vedere il filmatino. Le licenze Creative Commons si basano su delle clausole, quattro, diciamo, elementi costituenti queste licenze Creative Commons identificati da delle icone, vedete questi simbolini? Un omino, un
dominio che sta per l'attribuzione, cioè l'autore, la persona che deve essere riconosciuta come autore. Il non commercial, non commerciale, è il dollaro barrato. Abbiamo anche la versione con l'euro barrato, se vi piace di più. Non derivative works, cioè non opere derivate, ovvero l'autore non gradisce che vengano fatte modifiche, c'è il simbolino dell'uguale, no? L'opera deve essere distribuita e rimanere uguale a se stessa. E poi c'è questo share align, condivide lo stesso modo, SA, tradotto anche stessa licenza. Vedete che è una C rovesciata, ma in realtà è a forma di freccia, no? Perché? Perché effettivamente il diritto torna indietro, adesso vi spiego in che senso, cioè una licenza che ha dentro questa clausola ci sta dicendo che l'autore ci autorizza a fare opere derivate della sua opera, ma se facciamo opere derivate dobbiamo rilasciare anche le opere derivate sotto la stessa licenza. Facciamo un esempio concreto: uno di voi va a casa, vede le mie slide e dice voglio realizzare un video divulgativo prendendo le slide dei brandi e facendo una narrazione, aggiungendo della grafica. Anche il video dovrà essere rilasciato sotto licenza, allo stesso modo, CC BY SA, perché io a mia volta l'ho usato quella licenza e quindi si trasmette sulla derivata. Arriva uno che vede il video e deve fare un documentario, quindi amplia questo video e ne fa un documentario, anche il documentario si porta dietro la licenza. Quindi è un sistema che, come vedete, a cascata fa ritornare indietro dei diritti a favore di coloro che hanno creato precedentemente. Ok? Non e poi la licenza di Wikipedia. Esatto, la licenza di Wikipedia è una BY SA, che in realtà è quella che uso anche per le mie slide, e infatti l'esempio di Wikipedia lo faccio spesso, cioè Wikipedia è Wikipedia proprio perché ha sotto una licenza di questo tipo. Non so se nessuno l'ha mai notato, ma aprite una qualsiasi voce di Wikipedia e in fondo c'è la licenza. Noi apriamo la voce di Wikipedia dedicata a Francavilla Fontana. Siete mai andati in fondo? So che qua non si va mai perché ci sono le cose noiose in fondo alla pagina, però qua in basso, allora, qua in basso c'è il testo disponibile secondo la licenza Creative Commons attribuzione sotto licenza, che è proprio quella che abbiamo citato adesso. Apriamo, vedete che arriva la licenza. Vedete che ha le due anime che dicevo prima? Non so se si vedono i colori, si vedono? Sì, abbastanza. Dove c'è lo sfondo verde sono le libertà che ci sta dando, dove c'è lo sfondo rossiccio sono le condizioni che ci sta imponendo. Sempre, tutte le licenze sono fatte così. In questo caso le libertà sono ben più presenti rispetto alle condizioni. Vedete che le libertà sono condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare, magari con qualsiasi mezzo informale. Quindi tanta roba ci sta dando. Cioè, di tutta la nostra colonnona che abbiamo visto prima di diritti, ce ne sta dando quasi tutti, perché ci dice anche che la modifica è consentita. Si è libero anche di modificare, remixare, trasformare e basate il materiale della PDS per fare altri tipi di opere. Quindi caso c'è massimo di libertà, con due semplici condizioni che sono quelle che abbiamo detto, l'attribuzione e il condividere lo stesso nome. Ecco come funziona la licenza Creative Commons, semplicemente. Tornando alle nostre slide. Quindi queste sono quattro clausole. Mischiando, combinando queste quattro clausole sono venute fuori le sei licenze Creative Commons, che sono queste qua, le famose sei sfumature che vi dicevo prima. Qui qualcuno bravo in matematica ci sarà, mi farà notare che in realtà dalla combinazione di quattro clausole vengono fuori di più di combinazioni, no? È che alcune in realtà c'è una variabile che è il fatto che l'attribuzione è presente in tutte. Quindi il fatto che ci sia un elemento fisso già riduce le combinazioni, no? Quindi attribuzioni hanno deciso di metterle in tutte. E poi alcune, come già diceva Mimmo prima, sono incompatibili. Cioè, ad esempio, il condividere allo stesso modo è incompatibile con non opere derivate. Perché è una questione logica, il condividere allo stesso modo è proprio basato sul concetto di fare opere derivate. Quindi non potrà mai esserci un'attribuzione non opere derivate con condividere allo stesso modo. E quindi vedete che pian piano si riducono. Le ho messe non a caso in ordine dalla più libera alla più restrittiva. La prima è la più libera, cioè l'autore ci chiede solo di essere nominato come autore, basta, il resto è un fai quel cavolo che vuoi della mia opera perché tanto non mi preoccupo. E poi pian piano si aggiungono varie restrizioni fino ad arrivare all'attribuzione non commerciale non opera derivata, che è la più restrittiva delle sei licenze. Anche perché vedete su tre l'ultima c'è la stampa wide, la prima e prima due sono le licenze privata. Esatto, quando noi parliamo, sì, no, diceva, quando abbiamo parlato di open, l'ultima viene utilizzata ad esempio da alcune testate online come la stampa, Wired,
quindi noi possiamo riprodurre gli articoli Wired della stampa, ricordarci però che non possiamo fare altre derivate e non possiamo fare usi commerciali. Lui diceva anche che le prime due sono quelle che sono, diciamo, coerenti con la definizione di open data. Se andiamo a vedere la definizione di più accettate e condivise di open data, a parte che basta andare a leggere le linee guida dell'open data, quelle dell'AGID, è molto chiaro, no? L'AGID ha detto: se volete fare vero open data, oltre al discorso che i dati devono essere machine readable, devono essere in formato aperto, c'è anche un discorso giuridico e poi sostanzialmente usare queste due licenze. Io in realtà spingo per usare solamente la prima, perché lo share alike sui dati fa spesso casino. Basti vedere appunto l'esempio di OpenStreetMap, quando io metto insieme i dati geografici non sotto OpenStreetMap, lo share alike non si capisce mai fino a che punto agisce, e quindi se non c'è tutto questo bisogno io eviterei, quindi suggerisco per fare open data, soprattutto se grandi dati pubblici, la attribution, o addirittura CC0. CC0 è stato una serie di preoccupazioni, però so che c'è molta differenza nell'utilizzarlo. Due cose così, veloci. La prima è, sfrutto la presenza in aula di un collega, diciamo, il collega Piero fa un ottimo lavoro di slide di array e vi rilascia con una licenza CC BY SA. Io la riutilizzo, la remixo, la ricondivido. Se qualcuno utilizza la mia opera, chi deve citare quel by, vale su di me o su No, su tutti e due, perché siete coautori, perché tutti e due siete stati, avete avuto un apporto creativo tale per essere considerati autori. Okay. Quindi se lui, se il terzo lo utilizza la tua, deve citare tutti e due. Se invece va a riutilizzare quella originale, citerà solo il primo. La seconda è, nel momento in cui io volessi aggiungere a una clausola, una licenza CC BY SA, o CC, prendo una licenza CC BY, ci voglio aggiungere SA. Che posso fare? Cioè, roba CC BY, roba di maestro? Scusami. No, no, voglio aggiungere un ulteriore, devo per forza fare riferimento a questa nel momento in cui lo utilizzo. Cioè, non ti seguo. Okay. Cioè, è roba tua, non ho capito se stai riutilizzando una roba di un altro. Sì, sto riutilizzando. E no, non puoi cambiare tua licenza, okay, su quello di un altro. Quindi qualunque essa sia, io mi porto dietro. No, 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 scusa, no, non l'avevo capito. Okay. No, se lui, se lui ti rilascia sotto attribution, ad esempio, nel momento in cui tu lo citi, resta a fare quello che vuoi. Okay. Veramente quello che vuoi. Quindi, per esempio. Quindi sulla tua parte puoi cambiare licenza, okay, ricordando però che la sua. Ovviamente la gente. Se tu vuoi aggiungere anche un non commercial, puoi fare, è che, come dire, la gente che arriverà alla tua saprà che la sua parte la troverà gratis. Agisce solo sulla parte di remix o di modifiche che ho portato lì. Il problema è quando c'è lo share alike invece ti implica di portarti dietro la stessa licenza. Quindi come ti deciso a spiegare. L'unico modo è, l'unica soluzione è tenere separato i due contenuti. Cioè se la tua è un'opera derivata è un altro discorso, se invece vuoi semplicemente aggiungere un pezzo la fai come una sorta di appendice, però puoi dire che la prima parte prosegue sulla sua licenza SA e sull'altra, però in quel caso sono due opere separate, quindi sono semplicemente sullo stesso media, sono sullo stesso supporto, ma si parla di due opere separate.